cari amici, buongiorno. Siamo a Bardi, Alta Valle del Ceno, Alte Valli, 24 agosto, Fiera di San Bartolomeo. È la fiera più grande dell'anno. Attira da tutta la valle tante persone, come dalla Val di Taro e come dalle vicine valli piacentine. È una fiera antica, è una fiera che ha una storia. 1599 prima edizione e un papà, il principe Federico Landi. Federico Landi è ricordato in un libro, in un bel saggio del professor Riccardo De Rosa, Vita di Federico Landi, un principe e uno Stato. Ed ecco quello che ci dice sulla fiera di San Bartolomeo. Federico, tuttavia, oltre che un buon amministratore, era anche un grande diplomatico. Egli conosceva bene e a fondo l'indole e la mentalità della sua gente. Infatti, i bardigiani avevano maturato nel tempo una certa insofferenza per la fiera che si teneva a Isola di Compiano, la millenaria fiera di San Terenziano, e anelavano ad averne una propria, a maggior ragione considerando il fatto che Bardi, dove c'erano sia la residenza ufficiale del principe che i più importanti funzionari al suo servizio, poteva di fatto considerarsi la capitale dello Stato landiano. Quando a Landi giunsero voci sempre più allarmate del malcontento che si diffondeva tra la popolazione, con il problema borgotarese sempre aperto, non poteva non tenere conto e quindi, volendo con questo premiare i suoi sudditi bardigiani per la loro amicizia e fedeltà, istituì, inserendola negli statuti, una fiera anche a Bardi. Nell'apposito capitolo così possiamo leggere: essendo stati ricercati dalla maggior comunità nostra di Bardi che vogliamo concedergli una fiera e gliel'abbiamo concessa con gli infrascritti capitoli, si concede alla nostra comunità di Bardi di installare una fiera, però dal rivo del ponte della costa di San Siro e Pianelli, che non si possa fare nella piazza del castello per 3 giorni continui, cioè il giorno di San Bartolomeo, 24 agosto, e sino al 26 per cada uno anno. Che detti 3 giorni siano esenti dai dazi e dalle gabelle, e quelli che entreranno nel borgo di Bardi e sua giurisdizione, con robe, bestiami, mercanzie, siano per i 3 giorni liberi ed esenti dai dazi e non siano tenuti a denunciare cosa alcuna. Che niuno in tali giorni possa essere detenuto per debiti, che in detti giorni sia possibile e lecito alloggiare i forastieri senza denunciarli, che gli banchi che si porranno in Bardi si lascino tanto larghi che possino passare comunamente le bestie cariche per la strada, che non si possa mettere banchi di mercanzie né fare osteria fuori dal luogo di Bardi, che se ne assicuri la fiera dai soldati, sui monti, sui confini e anche in Bardi stesso. Che questa fiera, prima di questo anno 1599, si comincino ad osservare i capitoli e poi per le altre in avvenire. Che il podestà nostro presente e futuro faccia ogni anno pubblicare la presente grida per i nostri amati sudditi di Bardi, Compiano e Borgotaro e tutta la loro giurisdizione. Questa fiera
che si svolge ancora oggi negli stessi giorni descritti dal testo statuario di Federico Landi e si incentra appunto sulla festività dedicata dal calendario ecclesiastico a San Bartolomeo, costituì per Bardi e i suoi abitanti una preziosa occasione per incrementare gli scambi economici anche con la Liguria, anche con il genovese. Notevoli le concessioni fatte dal principe per favorire lo sviluppo della fiera, come il permesso di portare armi da fuoco e soprattutto l'esenzione da ogni tassa. La proibizione di mettere banchi ed esporre merci nella piazza del castello è facilmente spiegabile con l'esigenza di garantire la difesa del territorio, dato che tra i pacifici mercanti viandanti, poteva celarsi qualche spia o profugatore al soldo dei Farnese, che avrebbe potuto carpirne informazioni sul presidio e gli armamenti. Da Bardi un saluto cordiale e buona fiera di San Bartolomeo a tutti.